È partita oggi l'iniziativa Viva la Scuola a Napoli con il camper della salute che ha fatto tappa davanti all'Istituto Superiore Archimede di Via Salgari a Ponticelli. Noi abbiamo 1200 alunni, chiaramente molti sono anche già vaccinati, ma abbiamo anche coinvolto le scuole vicinorie, quindi insomma, sappiamo che ne arriveranno insomma, almeno una trentina, quarantina dalle scuole che sono attorno al nostro edificio. Iniziamo con il piede giusto perché c'è questo presidio, c'è questa possibilità insomma, di essere più tranquilli e sicuri. Il direttore generale stamattina diceva anche che sarà fatta una campagna per i tamponi e questo è importante perché chiaramente il Covid con le varie varianti serpeggia anche a livello latente, quindi è necessario tranquillizzarci. Speriamo bene, speriamo che tutta vada come ci aspettiamo e che sia un anno in cui i ragazzi lavorino in presenza. Tanti alunni e prof hanno deciso di vaccinarsi tra l'obbligo del Green Pass e la sicurezza per il rientro a scuola. Io ho preferito farlo per avere più libertà e sperando che comunque lo facciano tutti, in modo da essere liberi al 100%. Intanto domani tappa al liceo Alberti del Vomero, ma l'elenco delle scuole che hanno già dato l'adesione all'ASL per l'installazione dei track per le vaccinazioni è lungo. I ragazzi hanno bisogno di ritornare in presenza per la scuola, per la socializzazione, per l'apprendimento ed è anche un senso di educazione civica che è quello che gli stiamo proponendo.